Good morning, Berlin. Che c'è questo? Questa è la maglia a mo' di armatura medievale. Aspetta un momento. Allora, scherzi a parte, sto video è un grido di dolore, non personale, dell'umanità, noi tutti. Allora, partiamo dall'inizio. Qua c'è una situazione astrologica paurosa, dalla luna dell'11 febbraio, quello è l'inizio dell'anno veramente, ma è potentissimo, è così tremendo, e mo continua tutta una sua ciclica di queste luni, quarti e cose. Insomma, è brutta per tutti. Io sfido chiunque, qualunque segno zodiacale, ascendente, carta natale, che non stia passando un momento come minimo di confusione, un minimo. Non parliamo poi di Scorpione e Leone, questo video non parla di astrologia, era solo l'introduzione e quindi bisogna fare qualcosa. Quello che mi no, a prescindere, c'è pure l'inizio dell'anno astrologico cinese, siamo nel bue di metallo. Io un discorso che voglio fare oggi, volevo farlo in auto il video, ma c'è neve, cosa, ma si è ghiacciata la vaschetta del tergicristallo, quindi con la bottiglietta d'acqua. Ok, ragazzi, non vorrei sembrare frivolo. Allora, vengo un attimo al dunque. Oggi parlo un attimo di tutta questa storia del piano vaccinale, come noi dobbiamo fare una linea di difesa. Ok, adesso intanto questo è l'articolo di Money It, piano vaccinale, governo Draghi, obiettivi, sedi e priorità. Ok, e qui va bene. A prescindere da tutto qui, io da qui voglio prendere una cosa sola, perché poi voglio introdurre. Allora, ecco, è interessante, ve lo metto. Eccolo qui. Secondo gli ultimi dati, infatti, l'Italia è la prima nazione europea per numero di pazienti vaccinati. Va bene. Siccome ha fatto un lavoraccio, secondo loro, Arcuri Bellivio, che ha fatto un sacco di... Allora forse lo riconferma. Comunque, potrebbe essere ambizioso traguardo arrivare a vaccinare 48 milioni di italiani entro la fine di ottobre 2021. Che cosa significa 48 milioni di italiani su 50 milioni di italiani? Chi ci rimane? Andiamo a vedere, questo me lo sono andato a vedere io. Quanti sono da 0 a 16 anni gli italiani? 10 milioni. Perché? Perché sotto i 16 anni non vaccino, giusto? Quindi 50 milioni meno, più 10 milioni di questi da 0, ecco, sono 40 milioni, più 10 sono 50 milioni. Rimangono 10 milioni fuori, secondo i loro calcoli. E questi 10, qualche milione sarà chi è incinto, perché dicono che magari il vaccino, ma pure lì stanno discutendo, chi ha delle allergie, chi non si sa cosa, e quanti rimaniamo? Diciamo, dai, 8 milioni. 8 milioni di persone, secondo i loro calcoli, in Italia, non si vaccineranno. Questi 8 milioni di persone, che fine faremo? Uno a uno le cose di qua, di là, di su, nascosti. Scusate, rido, ma perché qui nessuno ha pensato a una linea di difesa unica. Nessuno, e non, io non sto seguendo gli altri paesi, ma non mi arriva niente, magari nemmeno negli altri paesi. Perché? Che sta succedendo? Qui ci vuole una linea di difesa prima che cominci. Cosa intendo per linea di difesa? Allora, tralasciamo per un attimo il Barat, che vi esorto a iscrivervi, perché quella è una linea di difesa e lì non ci sono discriminazioni, lì non esiste chi svaccina, chi non vaccina, là c'è tutto. Questo è come una croce rossa, noi che andiamo a aiutare i barboni che dormono alla stazione, prima di dargli la coperta, un po' di cibo, insomma, ma tu sei di sinistra, ma tu sei gay, ma tu sei vax, no, non esiste, quello è un discorso a parte e vi esorto tutti a scrivere, perché questa è la prima linea di scambio lavoro, di cose, non mi stanco mai, comunque mo faccio un po' di video al riguardo per respingere un po', perché vedo che qua siamo sulle... nemmeno siamo arrivati a 1.000 ancora, e qua bisogna veramente, perché più siamo e più va a regime, però ci arriverete, quando starete sotto ai ponti vedrete che...
avrete necessità, non è che fate un favore a me. Anzi, io sono presidente per, guarda un po' che paradosso, per regolamentazione dell'associazione non mi posso iscrivere io. Veramente. Quindi io che avrei diritto per primo di usufruire di questo scambio, non lo posso, comunque, a prescindere da questo. Adesso, quindi, archiviamo adesso, poi ci tornerò sul baratto e farò. Io voglio sapere una cosa, che vogliamo fare? 8 milioni di persone, 8 milioni di persone, è una potenza che se fa, sapete, io sono contrario ai partiti politici, diciamo movimento, quello che vi pare, chiamatelo come vi pare, 8 milioni di persone, è una potenza. Ma ovviamente ci vogliono dentro avvocati, prima di tutto, e medici. Medici è difficile perché magari perdono il lavoro, la pensione, quello che è. L'avvocato no, l'avvocato può difendere pure il diavolo, quindi non gli viene detto niente. E questo, chi vede questo video che è avvocato o medico, soprattutto avvocato, magari medico, mi contattasse. Dunque, vogliamo fare una linea di difesa prima che ci ritroviamo tutti cose, allora dobbiamo fare. Allora tu, mo io propongo una cosa. Non mi interessa, proponetela voi, io ne propongo una. Dobbiamo fare una, non dico associazione, movimento, partito, quello che è, free vax, tutti riuniti lì. Allora mo escono subito, dopo ci individuano a tutti. Allora che volete fare? Qua ci devono individuare, tanto su questi 8 milioni, minimo 2 milioni sta a fare i post da un anno, a me non mi vaccineranno mai, io non mi vaccino, poi dopo dice le cazzate, quindi già vi siete scoperti. Se per, e poi qua ci sta da rischiare veramente, da andare a fare le guerre e morire, quindi questo è il minimo che si possa rischiare. Comunque non mi interessa, volete ancora nascondere, vuol dire che ancora non si tocca il fondo. Prima o poi toccheremo il fondo. Quando toccheremo il fondo, dove andiamo senza nessuna struttura? Intanto il baratto, vabbè, quello lì è tutto un discorso. Ma dobbiamo avere un movimento, un'associazione, una cosa gratis, mica che si deve pagare, proprio gratis. Tutti si iscrivono. E dopo diamo. Allora, che volete fare? Lo volete dichiarare? Allora, lasciate perdere quelli che non vogliono dichiararlo. Quanti su 8 milioni ci sarà 2 milioni che lo dice chiaro? Io non mi vaccino. Ci sarà. Questi 2 milioni, che è una potenza, devono stare dentro un'associazione con avvocati e medici. Possibilmente, però, i medici, ripeto, ma gli avvocati. Perché? Perché in massa ci andiamo a appellare al coso europeo che disse no, però non si può discriminare chi non si vaccina, non si può fare il passaporto. No, uno, vado io a quello, mi vado ad appellare. 2 milioni, un'associazione, un movimento, un partito, 2 milioni di persone che se non viene vaccinato perché si rifiuta non può essere licenziato, discriminato, il passaporto non si può muovere, non può essere. E quindi dobbiamo avere avvocati, medici e più andiamo a appellarci lì quando proprio passeranno i limiti, perché i conti li hanno fatti loro e ve li ho fatti vedere. Siamo 8 milioni circa, di cui quant'è che avete paura di dire che voi non vi vaccinate? Io che sto a dire queste cose rischio pure che mi chiude pure il canale per dire queste cose, ma è un diritto, lo dicono loro. Non è, però ci vogliamo cominciare a mettere un muro, a preparare una trincea da soli, non si può fare niente, ci becca uno a uno. Dove andiamo? Andiamo. Allora dobbiamo avere un gruppo grosso, siamo milioni. Andiamo a discutere, siamo milioni. Che ci volete fare? Ci volete chiudere tutti in dei campi? Vabbè, trattiamo questa chiusura. Non sarà mica un campo di concentramento, sarà un ecovillaggio. Non lo so, discutiamo. Ma come movimento di Nonovax, Free Vax. Poi uno cambia idea, non è che questi sono estremismi, sono scelte. Ce lo garantisce la Costituzione, ma questi rigirano tutto e noi dobbiamo seguire questa danza. Non è che puoi fare la rivolta armata, perché questi non vengono a quel punto, mica sono scemi. Non è che ti veppi alla casa, questi vengono a prendere a casa con la forza, allora sì, uno proprio si gioca il tutto per tutto, ma loro non faranno in modo che si adempisse una cosa del genere.
Io mo la butto qui perché, tra parentesi, il cielo astrologico dice chi in questo momento, quando dobbiamo aspettare fino a venerdì è dura per tutti quanti. Ma chi in questi giorni riesce a smuovere le acque, a fare qualcosa, non di reazione, attenzione, non è di reazione, è proprio di buttare un'idea, qualcosa, poi sicuramente avrà dei successi. Magari non proprio, però dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Barat, non ci volete parlare? Vabbè, tanto quello arriverete, non vi preoccupate. Quando sarà proprio necessario, non ci sarà più niente. Quindi non c'è problema. Ma pari merito, e lì è free, lì chiunque ci può, lì non c'è discriminazione, quello è veramente come la Croce Rossa. Invece qui dobbiamo formare un fronte. Di tutti, chiunque non si vuole vaccinare, deve unirsi in un fronte unico, chiaro, dichiarato. Dopo cosa? Tanto che fa? Non vi volete vaccinare, però vi nascondete? Ancora volete passare questa apocalisse nascondendovi? Così vogliamo andare avanti? Vabbè, andiamo avanti così, che vi devo dire? Aletteci. Ragazzi, guardate, non se ne può più, eh. Non se ne può più. Bisogna fare assolutamente un qualcosa, un movimento, un'associazione, un partito politico, lo sapete, non mi ma per darci l'identità. Perché nessuno vuole fare questo? Siamo 8 milioni. 8 milioni, pure la metà, cioè tra quelli che non vogliono, 4 milioni, 4 milioni, 4 milioni, non si sa. Se vai alle elezioni con 4 milioni di voti, primo, secondo in Italia arrivi. Ripeto, a me i partiti politici non mi interessano, ma per darci un'identità sarei disposto a tutto. Questo è un pur parlare, io non voglio fare niente, le sto a buttare là, vi sto dicendo a voi che volete fare voi. Vogliamo organizzarci? Io non vedo in nessuna parte del mondo, magari già ci sono, questo non lo posso sancire. Chiaro, pulito, dichiarati. Noi ci uniamo tutti in un movimento, associazione, quello che è, gratis, tutti gratis, non è quasi di fare, figurati. E stiamo là, quando uno viene licenziato oppure viene non qua, qua non può entrare di qua di là, entra subito in gioco tutto in blocco l'associazione, il partito, quello che è, con gli avvocati, dice oh, andiamo avanti così perché ci abbiamo dei diritti, ma se stiamo tutti buttati da soli così, nemmeno quelli bypasserà, si inventeranno qualcosa. Quindi dobbiamo iniziare a fare la linea di difesa entro tutta l'estate, entro il 2021. Questi contano di vaccinare 40 milioni. 10, lo ripeto, sono minorenni a 0 anni, ci rimane 10 milioni. 2 leviamoli di quelle cose, 8. Cacasotto di quelli, dopo mi prendi il nome, le cose, 4. 4 milioni, un'associazione di 4 milioni di persone che va a Bruxelles a dire dove loro stessi hanno detto cosa, quando perderemo le cause che dovremmo vincere, per esempio. Tu dici, ma ancora con le cause? Io sono contrario a tutte le cause, ma le cause per andare a restare contro, le cause, ma questo veramente lasciamo perdere. Qui non si deve fare nessuna causa, è preventivo, ci vogliamo costruire un buco di trincea. Barat è un buon baluardo. Adesso parliamoci chiaro col governo. Guardate, noi siamo tot milioni di persone chiusi qui che non ci va. Come la mettiamo? Andiamo a discutere. Non certo io, ci andrà un rappresentante, un avvocato, uno che sa parlare bene, preciso. Non mi interessa a me il protagonismo. Ci dobbiamo fare qualcosa. In questo senso, adesso io l'ho buttata lì, magari parlando con qualcuno, fatevi avanti, c'ho un'email, ora la metto sotto la mia email, chiunque è avvocato cosa, o ha una carica, si facesse avanti, perché mo basta, mo qua comincia, ci ha dato questa grazia, non si sanno litigato le dosi, le cose geopolitiche, questo buco che ne parlavo, approfittiamone.
Perché mo cominciano, perché il lockdown ritardato, guarda caso poi comincia a riaprire con come cominciano le vaccinazioni di massa. E stiamo a giorni, qua prossimo mese, dobbiamo avere una base. Tutti chi non si vuole vaccinare si deve chiudere dentro una base. Sul baratto non lo possiamo usare perché il baratto si può scrivere pure Draghi, per dire, perché siamo aperti a tutti, nessuna discriminazione per lo scambio lavoro. Ma su questo dobbiamo cominciare a essere più, cioè, chiaro e tondo. Qua veramente, oh, guarda, io non lo so, non avevo tanti video in programma, ma poi tutto sto casino pure astronomico, astrologico. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati ed ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole e robot.